Ciao a tutti gamepatici, bentornati sul canale di Fostyle, in questo contesto per parlare di pesca. Una guida fast, una guida user friendly per capire bene come pescare in modo rapido e non soffermarsi troppo per quei giocatori ai quali la pesca di questo gioco è l'aspetto meno gradevole. Nello specifico io ho pescato circa, guardando nelle statistiche Ubisoft Club, circa 700 pesci, 699 dei quali li avrà pescati la mia figlia Coco, perché è a lei che faccio fare questo tipo di attività perché la ritengo particolarmente noiosa. Detto questo, come consigliarvi è al meglio per quella che è la mia esperienza sulla pesca quando vuole essere veloce e quando vuole essere pratica? Allora, innanzitutto occorre puntare su una buona canna. Io consiglio una canna che vada ne avete 4 a disposizione, non ne avrete 4 a disposizione. Vi consiglio di puntare su una canna stellata, e nello specifico si parte dalla seconda a salire. Detto questo, perché la canna ha una durezza di lente decisamente superiore. Detto questo, dopo aver scelto e preimpostato una canna come si deve, vi consiglio una cosa molto banale, che è quella di pescare in posti dove si vedono saltare pesci, perché se non vedete saltare pesci è probabile che in questa location voi pescherete poco o niente. In questo caso, da questo lato non ci sono pesci che saltellano, e quindi sarà molto difficile che io trovi qualcosa. Da questo lato, spostandomi di qua, qualche pesce c'è, io l'ho visto prima. Aspettate che l'abbiamo visto. Credetemi, adesso mi staranno sentendo. Difatti, quando si pesca occorre fare silenzio. Vedete qua, ci sono dei pesci che saltano. Chiaramente, ecco, ne saltano vari. Chiaramente, più ne trovate e più siete sicuri che qualche cosa boccherà. Premessa banalissima fatta, ma credetemi, è fondamentale. È importante pensare, occuparsi della lesca in funzione e coerentemente al tipo di pesce che dovete prendere. Nello specifico, questa è una zona da trote, quindi userò una mosca finta. Ci sono delle effimere di base che servono sostanzialmente per quasi tutti i tipi di pesce. Poi ci sono le esche storione ibrido, che ovviamente servono per gli storioni. E poi ci sono gli uova di salmone, che io ho trovato particolarmente indicato per pesci di media grossa taglia, e per finire il popper per i pesci di grossa taglia. Per tornare poi alla mosca finta, che userò in questo caso in questa zona, che è una zona prevalentemente da trote. Detto questo, scusatemi, allora il mio secondo consiglio, se non terzo a questo punto, è quello di non lanciarvi troppo lontani. Perché? Troppo lontano, perché in questo modo dovete riavvolgere più velocemente, potete riavvolgere più velocemente e non sprecherete tempo nel caso trovaste un pesce particolarmente ostinato per tirarlo su. Quindi il mio consiglio è quello di tirare il più vicino che potete, insomma. Però non deve essere troppo vicino, perché altrimenti non avete il tempo di attirare i pesci, che vengono attirati riavvolgendo. Riavvolgete a tratti, quindi uno, poco più lentamente. Quando li vedete avvicinare, li sentite vibrare, con R2 li agganciate. Quarto consiglio fondamentale è quello di andare sempre nella direzione opposta con la canna rispetto a dove tira il pesce. In questo modo il pesce sicuramente sarà più facilmente riavvolgibile. Ora, non date tanto retta al tempo che sto impiegando, perché vi sto spiegando un attimino come faccio io. Dopodiché, nel secondo tentativo, vi farò vedere quanto sarà veloce tirare su un pesce. Quindi tirare sempre nella direzione opposta a dove tira il pesce, di modo da avere da poter sfiancare il pesce ed avere sempre il colore della lenza a portata d'occhio, anche se lo vedete comunque sul manico. Il colore della lenza è fondamentale, perché è di base verde, e nelle sue tendenze di variazione di colore dal verde al rosso, quindi in mezzo troverete il giallo, il giallo scuro, l'ocra, l'arancione e infine il rosso, che è il momento in cui, ecco, come in questo caso, perdete il pesce. Quindi prestate attenzione al colore della lenza. Quando vedete che si sta colorando verso il rosso, dovete o lasciare il riavvolgimento, o addirittura non tirare nella direzione opposta al pesce, ma lasciarlo stancare. Ora vi farò vedere invece, quindi, seguendo i consigli dati, come è facile pescare. Esca giusta, non si lancia lontano, si riavvolge a tratti, quindi vedete che i pesci convergono verso l'esca. Tirate, direzione opposta, riavvolgo nel frattempo a piccoli tratti. Faccio attenzione che la mia lenza non cambi di colore e il pesce è tratto. Quindi non c'è nessuna difficoltà nel pescare un pesce. Ci impiegate mediamente
una ventina di secondi, ma anche meno, a pesce. Quindi, se l'esca è giusta, ovviamente i pesci che convergono verso l'esca saranno di più. Se l'esca non è giusta, ve ne accorgerete perché i pesci saranno sempre di meno. Io in questo caso non vedo bene la lenta, quindi muovete l'analogico L3 per vedere meglio la vostra lenza. E a questo punto, se siete qua tranquilli sul colore, che non è tendente al rosso, lo tirate su. Presto fatto, abbiamo già pescato due pesci in meno di un minuto e quindi possiamo tranquillamente dire che se questi parametri vengono rispettati, questa fase che io ritengo piuttosto noiosa della pesca non vi tedierà oltremodo. Ecco fatto, peschiamo l'ultimo e chiudiamo in bellezza il video. Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziarvi sempre per l'attenzione. A tutti gli iscritti del canale, grazie per averlo fatto. A tutti quelli che verranno, grazie per avermi dato fiducia e per avermi dato ascolto, per darmi ascolto in futuro. Spero siate sempre più numerosi. Se volete mettere qualche commento ai miei errori, che sicuramente avrete visto, eventualmente ci saranno perché ne commetto tanti, scrivetelo pure. Ciao a tutti ragazzi, a presto.